Prendendo in mano una bottiglia di vino avrete letto più e più volte vino da tavola, IGT, DOC, DOCG. Che cosa sono? Beh, sono ovviamente dei riferimenti normativi. Ma se leggiamo vino da tavola non stiamo parlando di un vino necessariamente di una qualità inferiore. Semplicemente le regole che disciplinano e guidano il percorso anche delle caratteristiche del vino sono a maglie leggermente più larghe. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che un vino da tavola in realtà potrebbe essere fatto in qualsiasi area d'Italia, tranne quello in cui viene escluso a livello normativo. Si prevede che almeno l'85% del vino sia fatto da un singolo vitigno di una singola annata per avere la menzione vitigno annata in etichetta, cosa che fino a qualche anno fa non era possibile. Se andiamo a parlare di IGT, l'indicazione geografica tipica, è in realtà un vino con una sorta, diciamo, di denominazione un po' più ampia, quindi stiamo parlando di livello regionale o subregionale. Se invece vogliamo parlare di DOC, stiamo parlando di denominazione, quindi è un'area che ha una identità così forte che va tutelata. Spesso e volentieri vengono disciplinati anche i metodi di produzione oltre ai vitigni. Però per andare proprio nel dettaglio, andiamo nella DOCG, generalmente un areale molto molto piccolo con una rilevanza storica produttiva anche di metodo, per cui non soltanto le caratteristiche devono essere tutelate, ma si va a vedere anche quello che appunto sono i metodi di produzione. Nella DOCG abbiamo un doppio panel di degustazione che determinerà se quel vino è atto a diventare o meno quella determinata DOCG. Nella DOC invece parliamo di un singolo panel di degustazione. A questo punto vi potete divertire ad assaggiare in giro per l'Italia.